In questa lezione parliamo di come scegliere il basso elettrico. A questa lezione è collegato un approfondimento sulle varie parti di cui è composto un basso elettrico. Ciao a tutti e benvenuti alla prima lezione di questo corso che ho pensato appositamente per tutti coloro che iniziano a suonare il basso elettrico da zero senza esperienze precedenti. Dunque se siete già ad un livello avanzato probabilmente questo ciclo di lezioni non fa per voi. Tuttavia eh, vi consiglio comunque di scorrere magari anche velocemente questa lezione e anche le altre che verranno perché ho trattato alcune particolarità di cui mai o quasi mai sento parlare. Dunque chissà che anche voi non possiate trovare o qualche spunto di approfondimento, qualcosa che possa in qualche modo interessarvi. E prima di immergerci eh, nell'argomento nell di questa eh, prima lezione due piccole istruzioni per l'uso ma cose molto semplici allora eh, ad ogni lezione sarà collegato un approfondimento cioè di fatto un secondo video che eh, approfondirà amplierà spiegherà meglio eh, l'argomento della lezione o qualche particolarità appunto accennata nella, nella lezione inoltre quando sarà necessario avere esercizi scritti questi li troverete nella community non dovrete far altro che scaricarli come file e immagine. Il link dell'approfondimento e quello dell'esercizio scritto nella community lo troverete sempre in descrizione al video e occasionalmente se e quando sarà necessario lo troverete in una scheda che apparirà durante la lezione. Bene, immergiamoci allora nell'argomento di questa prima lezione, che come dicevo all'inizio. Eh, la scelta dello strumento, facciamo diciamo, una chiacchierata su questo argomento perché. Perché eh, se siamo al nostro primo acquisto, ecco, dobbiamo cercare di fare una, un acquisto il più possibile ponderato. I, i parametri che ho eh, individuato per la scelta dello strumento, messo subito da parte quello che poi finisce per essere eh, preponderante, cioè eh, quello economico, ecco, mettiamo questo subito da parte, eh, i parametri fondamentali sono sostanzialmente tre. Eh, quello estetico quello che riguarda il suono e quello che riguarda le misure allora eh, quello estetico lo accantoniamo subito perché è una cosa davvero molto molto personale su cui mh, trovo sostanzialmente inutile eh, fare una, una conversazione eh, il parametro del suono è molto importante ma anche questo eh, molto personale dunque eh, ne parleremo magari più avanti eh, rimane quello delle, delle misure eh, che detto così è molto generico e infatti questo eh, parametro che è quello su cui eh, voglio focalizzarmi in questa chiacchierata in realtà eh, si suddivide in tre eh, sottoparametri eh, che sono dimensioni Peso e bilanciamento: eh, la scelta di uno strumento che quanto a misure sia adatto a noi eh, è assolutamente fondamentale perché eh, uno strumento che sia troppo grande, troppo piccolo, eh, troppo pesante, troppo leggero troppo squilibrato, eh, potrebbe ucciderci letteralmente da subito eh, la passione che è nata in noi, cioè quella di suonare il basso elettrico, mentre al contrario uno strumento che si adatta a noi alimenterà eh, la nostra vocazione, la nostra passione per lo strumento. Dunque tenere presente questo aspetto nella scelta del nostro primo basso elettrico è una cosa assolutamente importantissima. Per comprendere quanto eh, questi tre eh, parametri siano importanti passiamo subito ad un esempio pratico e prendiamo subito uno strumento. Ecco qui. Questo è il famoso Fender Jazz, uno strumento iconico quanto a estetica e suono, uno strumento a cui hanno legato le proprie luminosissime carriere eh, strumentisti mondiali, due nomi fra tutti, Giacomo Astorius e Marcus Miller, uno strumento che eh, ogni bassista degno di questo nome probabilmente dovrebbe avere eh, a casa propria eh, comunque nel come dire, nella borsa dei propri attrezzi del, del mestiere allora eh, esaminiamolo un attimo eh, focalizzando un po gli aspetti eh, relativi ai tre parametri che abbiamo detto allora uno strumento piuttosto grande ha un corpo abbastanza grande così come è grande il manico ed ha un peso eh, diciamo eh, che si sente eh, in particolare che cosa ha questo strumento ha una paletta eh, piuttosto grande caratterizzata da grandi eh, meccaniche ora tutto questo peso concentrato in questa parte dello strumento eh, fa sì che eh, il basso eh, tenda a fare questo cioè ad affondarsi da questa parte ora questa è una caratteristica di molti strumenti come i fender, ma anche tanti altri strumenti. Che potremmo considerarlo, diciamo, un difetto di, di costruzione a cui, però tutti i bassisti bene o male si sono abituati. E questo. Eh, questa tendenza ad affondare viene ehm, compensata dallo strumentista semplicemente col braccio destro. Il braccio destro si eh, adagia e si distribuisce sul corpo del, dello strumento, similmente a come fanno eh, i chitarristi classici. Eh, noi distribuiamo il braccio destro scaricando il peso del braccio, quel tanto che serve a controbilanciare la spinta verso il basso del, della paletta, un po'. Come, come si fa su, sulle altalene. In questo modo otteniamo eh, il giusto equilibrio. Ora, uno strumento di questo tipo sicuramente non è ehm, adatto per persone dalla corporatura minuta o non particolarmente robuste, non particolarmente eh, forti. Sicuramente può essere più adatto a persone longilinee. Anche se è vero che le leve lunghe hanno, per un principio fisico, hanno meno forza delle leve corte, ma in linea di massima, essendo uno strumento grande, se si è Diciamo longilini ma con una certa forza fisica, questo è uno strumento che si può eh, gestire abbastanza bene. Mentre se si è magari un po' eh, piccoli di corporatura e con una forza fisica mh, non particolarmente, diciamo, marcata, ecco, forse sarà il caso di rivolgersi a qualche altro strumento. In ogni caso, questo rimane sempre uno strumento da avere proprio per, per il suono eh, inconfondibile che lo caratterizza. Eh, passiamo ad un altro strumento. Questo è un Epiphone Jack Cassidy, è uno strumento, eh, come si dice, hollow body, cioè ha ehm, il corpo cavo. Come si vede qui ci sono eh, le F, simili a quelle che hanno eh, gli strumenti ad arco, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Eh, che hanno appunto una cassa di risonanza, una cassa di risonanza come ce l'hanno le chitarre eh, classiche e le chitarre folk eh, però non bisogna aspettarsi da uno strumento di questo tipo una sonorità come quella appunto di una chitarra proprio perché il corpo è, è, ha un profilo piccolo quindi non può avere chissà quale eh, risonanza, ecco questo è il suono che si sente no, senza collegarlo ad un amplificatore ciò nonostante la cassa di risonanza ha ehm, un'influenza, diciamo caratterizzante sul suono. Ora, ehm, quali sono le caratteristiche di questo strumento, eh, sempre tenendo presente i parametri che abbiamo detto? È uno strumento molto grande, di dimensioni piuttosto grandi, ha un corpo più grande del, dello strumento che abbiamo visto prima, e anche in questo caso abbiamo una paletta grande con grandi meccaniche. e Anche in questo caso, lo strumento tende un po' a, a cadere da questa parte, un po' meno del Fender, ma comunque. Anche qui, questa cosa accade e anche in questo caso, proprio grazie alle generose dimensioni del corpo, possiamo distribuire il nostro braccio in modo da compensare, appunto, la tendenza a scendere della paletta, ottenendo anche in questo caso un buon equilibrio. Come prima, eh, anche questo strumento può non essere adatto se abbiamo delle fisicità un po' minute, eh, mentre se siamo un po' più robusti, un po' più alti, un po' eh, abbiamo diciamo, un fisico un po' più corposo, diciamo, può invece essere. Una, una buona scelta e è chiaro che appunto come accennavo prima si possono darsi tantissime eh, eccezioni no? ripeto perché poi avere le leve corte in realtà eh, facilita la forza quindi se eh, una persona ha magari le leve corte per leve corte intendo proprio le braccia in realtà è facile che possa avere una muscolatura più robusta e quindi possa invece avere maggiore forza quindi è un gioco di compromessi però ecco le considerazioni che sto facendo qui sono appunto di carattere generale ma in ogni caso per fornire eh, maggiori spunti di valutazione quando si va a scegliere il primo strumento perché come ripeto è una cosa è un momento proprio cruciale per il prosieguo della, della nostra attività di studio qualsiasi cosa vogliamo farne poi in futuro adesso prendiamo un altro strumento questo è un traveler guitar tb 4p eh, si trova sullo store di Toman, noto negozio online di strumenti musicali. Tra l'altro, su questo strumento ho realizzato una recensione che spero di pubblicare a breve. Quando la pubblicherò, la troverete in descrizione a questo video. E questo strumento è letteralmente un, uno strumento da viaggio, un basso da viaggio, date le sue eh, veramente ridotte dimensioni. Proviamo a, ad osservarlo a fianco al Fender Jazz, eccolo qua. È davvero è davvero tanto più piccolo ecco qua è addirittura è più piccolo di una chitarra Fender Stratocaster sia come lunghezza sia come eh, larghezza del, del corpo allora questo strumento si caratterizza per, per un peso inferiore rispetto agli strumenti che abbiamo visto prima anche se poi è più pesante di quello che ci si aspetterebbe data la densità dei legni utilizzati e questo non è un difetto perché eh, uno strumento così piccolo se fosse troppo leggero Finirebbe per essere instabile mentre diciamo che la scelta dei materiali ha portato a un buon compromesso. Come si vede, è mancante della, della paletta, in quanto le meccaniche sono state incassate nel corpo. È una scelta, appunto, che è servita agli ingegneri che lo hanno concepito per ridurre le dimensioni. Lo strumento, per questo motivo, è molto equilibrato: si può suonare sia senza tracolla ma si suona più comodamente con, con, la, con la tracolla soprattutto se si è longilinei come il sottoscritto in questo caso ehm, il braccio destro non si può tanto eh, appoggiare sul corpo perché il corpo è molto piccolo quindi il braccio destro ehm, si trova un po' a flottare in aria perché appunto il corpo è piccolo e non si riesce proprio non c'è proprio modo di appoggiarlo se non occasionalmente questo non vuol dire che gli strumenti per essere equilibrati debbano essere privi di paletta, è in commercio è pieno di strumenti con delle tra palette tra tradizionali e sono perfettamente equilibrati, però in questo caso l'equilibrio è stato trovato in questo modo, oltre ad aver ovviamente ridotto le dimensioni. Come dicevo, questo è un basso eh, comodissimo da portare in viaggio, se appunto viaggiamo per, per vacanza ma non vogliamo perdere l'occasione di studiare di imparare nuovi brani di tenerci in allenamento insomma qualsiasi cosa ma è anche uno strumento comodo per la, per la professione per esempio se si vuole stare leggeri viaggiando in tournée questo può essere una, una, buona, una buona scelta davvero anche perché entra perfettamente nella maggior parte delle cappelliere degli aerei cosa che invece con i bassi tradizionali eh, diventa sempre più difficile. E questo strumento peraltro può rappresentare una buona eh, prima scelta per tutti coloro che hanno una corporatura un po' minuta, ecco questo è uno strumento che mi sento eh, caldamente di, di, di consigliare. Cos'altro dire sui bassi elettrici? Eh, allora, andando oltre questi parametri che spero eh, possano diciamo, sti stimolarvi in una eh, scelta, in una ricerca eh, molto attenta del, del vostro futuro basso elettrico. Quindi, uscendo un attimo da, da, da questi parametri, i bassi elettrici si dividono anche in attivi e passivi. Gli strumenti eh, attivi sono quelli che hanno una, una circuitazione eh, o un'elettronica in generale attiva, che può essere appunto quella del preamplificatore o quella dei, dei magneti, ma di questo parleremo più avanti. Di fatto quello che succede è che avremo uno scasso con una batteria da 9V, eh, che più delle volte, appunto, serve per alimentare una circuitazione. Che, eh, amplifica e eh, modifica il suono prima ancora che il suono esca dal nostro strumento per arrivare all'amplificatore. Eh, ecco, io in prima battuta mi sento di sconsigliare uno strumento ehm, attivo, in quanto, ehm, in quanto se si tratta di uno strumento economico le circuitazioni in genere. Ehm, sugli, sugli strumenti economici tendono a snaturare il, il suono, in più eh, c'è questa eh, questione della batteria da 9V. Che eh, dobbiamo sempre ricordarci di averne una di ricambio, perché il più delle volte ci pianta in asso quando non dovrebbe. Inoltre, eh, bisogna sempre ricordarsi: dopo aver fatto le prove, dopo aver suonato, dopo aver studiato, bisogna ricordarsi di togliere il jack dall'ingresso perché ogni volta che inseriamo il jack il circuito si chiude e la, e la batteria eh, inizia a consumarsi quindi se, se non vogliamo avere sorprese dobbiamo sempre ricordare di togliere il jack altrimenti appunto la batteria si consuma e ci pianta in asso appunto quando meno ce l'aspettiamo dunque siccome eh, a mio parere vale sempre il principio less is better Procuriamoci un basso passivo, cioè privo di circolazioni attive e non avremo eh, problemi in questo senso. Eh, Un'altra caratteristica che possono avere i bassi è quella di avere il manico avvitato o il manico passante. Cosa significa? Il manico avvitato è questo, è questo qui, eh, cioè come si vede ci sono quattro viti e una placca, significa che il manico è un pezzo staccato. E staccabile dal corpo per cui quando dobbiamo fare dei lavori possiamo dei lavori di messa a punto. Il liutaio può o noi stessi possiamo staccare il manico e lavorarlo a parte. E questo, questo genere di bassi viene chiamato appunto con manico avvitato o bolt on in inglese e si contrappone a quelli che sono con manico passante o next through body, cioè quelli che hanno un. Eh, che sono, diciamo, un, un tutt'uno manico e corpo, come in questo caso, quello che si vede qui non è una vite che tiene il, il manico attaccato al corpo, ma è il perno della, della tracolla, e, no, in, nella realtà non, non, è, non è un corpo unico, ma semplicemente sono incollati tra loro fino a farli diventare sostanzialmente un corpo unico. Si dice che questo genere di strumenti. Eh, sia migliore in quanto, essendo corpo unico, le vibrazioni passino meglio e quindi lo, lo strumento tende a suonare meglio, a, un ma a un maggior sustain, a una maggiore risonanza. È probabilmente vero come principio, ma ehm, in realtà poi si trovano tantissimi strumenti che sono con manico avvitato. E suonano benissimo, ugualmente, come appunto questi due che vi ho fatto vedere poco fa, quindi anche qui mh, direi libera scelta, considerando che eh, i nectar body normalmente costano di più, quindi non mi farei condizionare troppo da questa cosa e probabilmente sceglierei comunque uno strumento con manico avvitato. E, mh, altra, altro parametro è quello dei bassi eh, multicorda, cioè quelli con 5 corde, 6 o più corde. E questo per esempio appunto, è uno Yamaha 5 corde che uso da tanti anni con grande soddisfazione e così anche il basso che vi ho fatto vedere prima, quello attivo è sempre un 5 corde ma questo è un fretless di cui accenneremo più tardi anche qui che dire, se siete al vostro primo acquisto, less is better, nel senso che quattro corde sono più che sufficienti non solo per iniziare ma anche per continuare, come del resto dimostrano le carriere di tantissimi strumentisti. Che eh, hanno usato tutta la vita eh, bassi a quattro corde. Um, Un'altra cosa che um, voglio sottolineare è eh, l'esistenza degli strumenti senza tasti, cosiddetti fretless, cioè quelli che sono privi delle barrette dei tasti delle barrette verticali. Ecco qui vediamo due strumenti a confronto: sono due 5 corde. E qui abbiamo le barrette verticali che delimitano i tasti, qui invece non le abbiamo. abbiamo i, I tasti sono eh, sostanzialmente disegnati, ma la tastiera è liscia. E gli strumenti fretless sono molto espressivi quanto a suono, ma necessitano di una grande accuratezza per l'intonazione, dato che la funzione che, che sui bassi coi tasti viene appunto. Ehm, Svolta dai tasti, nel caso dei fretless, dobbiamo farla noi co con le nostre dita, che è poi quello che fanno gli strumentisti ad arco dell'orchestra, cioè chi suona violino o viola e non c'è del contrabbasso, non fa altro che questo, cioè andare a intonare col dito nel punto in cui teoricamente sarebbe la barretta eh, di metallo ecco con, con un basso fretless dobbiamo fare la stessa cosa ma va da sé è intuitivo che per fare questo necessitiamo di una certa esperienza e questa esperienza la faremo meglio con un basso eh, con i tasti quindi direi di lasciare la scelta del fretless per, per un secondo momento un momento futuro quando saremo eh, più pronti per poterlo eh, padroneggiare per concludere eh, due parole sui foderi. Mm, ecco, una volta che avremo eh, trovato lo strumento che fa per noi che potrebbe eh, essere una scelta che richiede un po' di tempo, ecco, eh, vale la pena eh, non essere troppo di manica stretta, di essere troppo tirati e di spendere qualche decina di euro per un fodero adatto, perché molto spesso gli strumenti, anche buoni, vengono venduti in scatole di cartone eh, privi di fodero, magari con dei foderi eh, di, di tela mo molto fina e per niente protettiva. Procuriamoci dunque il fodero giusto per noi, e staremo tranquilli che per molti anni a venire, probabilmente decenni, potremo girare con il nostro strumento, sicuri di tenerlo protetto e lontano da eventuali incidenti o, o danni. Dunque, concludendo che cosa possiamo dire: che eh, trovare eh, il basso elettrico di eh, dimensioni, peso e bilanciamento adatto a noi, potrebbe essere un'operazione. Eh, che necessita un pochino di tempo dunque evitiamo di avere fretta dalla nostra parte c'è eh, un principio commerciale che è quello del diritto di recesso quindi fortunatamente se ci accorgiamo in breve tempo di aver fatto l'acquisto sbagliato possiamo sempre eh, restituire lo strumento ad ogni modo teniamo sempre eh, presente un principio che il basso elettrico Così come accade per i pantaloni, per le giacche, per le scarpe, è qualcosa che si indossa. E dunque eh, apriamo lo stesso, eh, la stessa modalità, lo stesso principio. Quando noi andiamo in un negozio per provare appunto qualcosa di vestiario, eh, che facciamo? Entriamo e ci proviamo. Eh, Appunto, pantaloni, giacche, scarpe, quello che sia, facciamo la stessa cosa con il basso elettrico, entriamo nel negozio e proviamone diversi finché non troviamo quello che ci calza meglio, e a quel punto probabilmente potremo fare eh, la, la nostra scelta. Eh, vero è che se ci facciamo accompagnare da qualcuno più esperto di noi probabilmente mm, arriveremo ad una conclusione. Più esatta e più precisa per noi, in meno tempo e con maggiore sicurezza, inoltre, stabilire un buon rapporto con un negoziante, con chi gestisce un negozio di strumenti musicali, potrebbe essere una buona cosa per il futuro quando decideremo di comprare altri strumenti, quando andremo a comprare le corde, quando andremo a comprare gli effetti, l'amplificatore, eccetera, eccetera. E dunque, dopo aver preso in esame eh, alcuni parametri che ritengo essenziali per la scelta del nostro primo strumento, sarà il caso di familiarizzare con i, i nomi delle varie parti che compongono un basso elettrico. A questo scopo ho realizzato il primo video di approfondimento dove eh, appunto eh, introduco un po' i nomi dei, delle varie componenti di un basso elettrico e vari altri concetti. Dunque se non avete eh, familiarità con queste cose vi consiglio assolutamente di guardarlo perché appunto eh, ci saranno nomi e concetti che ricorreranno nelle prossime lezioni. Il link all'approfondimento al lo trovate appunto come dicevo prima in descrizione. E se avete domande, dubbi, punti di vista, critiche, scrivetemi tutto nei commenti, sarò davvero lieto di rispondervi. E per il momento è tutto. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ciao, a presto.